È stato il presidente del Parlamento europeo, è attualmente il presidente della Commissione Affari Costituzionali e inoltre presidente della Conferenza dei Presidenti di Commissione. Ma qui a Chef in Campo, oggi in veste di tifoso, Antonio Tajani. Come buongiorno va? A tutti, bene, grazie. Anche buon gustaio, eh? Bene, si allora iniziamo bene. Ti abbiamo chiesto due piatti importanti, il piatto della memoria e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo del piatto dei tuoi successi, ovviamente, definito il piatto del campione. Per quanto riguarda il piatto della memoria, che cosa hai scelto? La carbonara. Ma io perché sono convinto che noi dobbiamo anche difendere la qualità della cucina italiana nel mondo. Non è soltanto una questione di buon gusto, è anche una questione di divertimento, certamente. Ma io sono qua oggi anche per promuovere il prodotto di qualità italiano. Il Made in Italy. Il Made in Italy, per il quale mi sono battuto tanto in Europa, continuo a battermi. Ma è un Made in Italy che non è soltanto un vanto nazionale, è una qualità che noi offriamo al mondo intero. C'è sempre un tentativo di scopiazzare i nostri prodotti, l'Italian Sounding è un brutto affare. È un bel affare per chi copia, ma è un brutto affare per le nostre imprese. Anche adesso stanno cercando di dare qualche colpetto alla nostra produzione agroalimentare con il famoso bollino rosso in Europa. Insomma, noi però dobbiamo difendere la qualità del prodotto. Tutti i batti difendi soprattutto la tradizione, assolutamente sì. La buona cucina italiana è quella della tradizione che ci hanno tramandato i nostri nonni, i nostri padri, e per questo la carbonara è un piatto, insomma, che diciamo che nell'Italia centrale, a Roma, funziona e piace, lo conoscono in tutto il mondo, ma è bene che si conosca e si esporti la vera carbonara. Esatto. Antonio, prima di iniziare la prestazione, è un rito importante, vieni qua vicino a me, adesso sarai anche tu chef insieme al nostro Andrea Palmieri. Ecco qua. Eccoci qua. Perfetto. Proprio un'investitura a tutti gli effetti. Così, esatto. Proprio... Come ti senti? A tuo agio? Gagliardissimo. Lo vedi il carbonara? Ha detto che mi paga molto bene, mi dà un uovo sodo come premio. Eh sì. Com'è? Che poi Antonio, da presidente, ritrovarti qua in veste di chef, io direi che sei il presidente di tutti i campioni che abbiamo avuto a Chef in Campo. Possiamo definirlo così, Andrea? Certo. No? No, io sono un italiano a cui piace mangiare, si vede anche un po' dalla panzetta. Però si parte dal piacere italiano. Per mangiare, per cucinare, assolutamente, una passione. Assolutamente. Ci siamo? Sì. Allora, iniziamo questa preparazione della famosa carbonara. Come preferisci tu, Antonio? Io sono a tua disposizione. Li facciamo un po', se no. Intanto io butto l'acqua e butto la pasta, che dici? Benissimo. Nel frattempo, Antonio, io voglio farmi una chiacchierata con te. Tua madre è ciociara di Ferentino, sì, giusto? Era. Purtroppo era. E mio tuo padre era militare, ma era di Vietri sul Mare. Esatto. Ma tu ti senti più campano o più ciociaro? Più ciociaro. Anche se ho grande amore per la Campania, ma per tutta l'Italia mi sento italiano. Ero a pregnare tanti anni fa, Ferentino, in provincia di Frosinone, e poi si è innamorata di mio nonno. Peggio per lei perché era tremendo.